Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia di Franco Roppo Valente, che è tra gli organizzatori del Cleto Festival. Salutiamo innanzitutto Franco e gli chiediamo questa che edizione è del Cleto Festival, come è nato il Cleto Festival e soprattutto in questo bellissimo territorio che è Cleto, quanto ad esempio la popolazione ha beneficiato e ha apprezzato un evento così unico. Allora, buonasera, niente, l'iniziativa nasce nel 2011 e nasce così, quasi per scherzo, dalla voglia di un gruppo di amici di far conoscere al meglio questo paese, perché risultava agli occhi dei tanti come un posto bello però poco conosciuto. Allora ci siamo, come dire, guardati attorno e dice, ma allora che possiamo fare per far uscire questo paese dall'anonimato? C'è come... E rivoltare all'esterno questo concetto del bello e del paesaggio che Cleto offre. E niente, ci siamo messi insieme, una sera abbiamo iniziato a parlare ed è nata questa idea di fare questo festival che ha come base proprio il rapporto tra il territorio, la gastronomia e il paesaggio. E in quanto, voglio dire, il Cleto Festival si svolge tutto nel centro storico, nella stragrande maggioranza delle iniziative che partono dalla piazza fino al castello, si snoda all'interno delle vie del borgo. Nella locandina del Cleto Festival, nella brochure, c'è scritto: il Cleto Festival è un prodotto tipico locale, contiene lo 0% di finanziamenti pubblici. È in un posto come la Calabria, dove si parla spesso a carattere nazionale che in Calabria si perdono i finanziamenti pubblici, trovare un esempio invece come il Cleto Festival che si autofinanzia e riesce a portare la Calabria all'estero, perché io ho sentito addirittura persone che sono all'estero che parlano del Cleto Festival e vengono addirittura qui in Calabria e vengono poi al Cleto Festival. Allora, l'iniziativa è nata dalla voglia di far emergere questo posto e contemporaneamente, insomma, noi ci siamo resi conto che non era facile il percorso che ci porta ad attingere finanziamenti pubblici. Uno, non era facile sia dal punto di vista proprio burocratico che sia dal punto di vista, come dire, prettamente morale, perché in qualche modo si sa come funziona, ci sono una serie di persone che vanno in giro, insomma, ad offrire finanziamenti o altro, però poi in cambio, chissà, magari il giorno delle elezioni bisogna fare in un modo anziché in un altro. Noi questa trafila abbiamo preferito evitarla e così ci siamo resi conto che l'iniziativa è andata avanti, perché ci sono state un sacco di manifestazioni artistiche in Calabria che magari hanno avuto una valenza pure superiore alla nostra, però si è capito che queste iniziative sono, come dire, si sono sciolte nel momento in cui dagli enti comunali, regionali, provinciali o nazionali questi soldi non sono arrivati. Invece noi, tramite magari il supporto della popolazione proprio di base, voglio dire, magari dalla cosa più semplice, ognuno ha cercato di contribuire come meglio poteva, chi con lavoro prettamente fisico, chi con un contributo economico, chi con prodotti dell'orto, perché voglio dire, il Cleto Festival si lega tantissimo al concetto del chilometro zero, voglio dire, e da ciò ne è nato poi un'iniziativa che non penso che è replicabile in un altro posto, sia perché questa iniziativa nasce tutta nel centro storico e da ciò, voglio dire, si creano queste realtà uniche, perché all'interno del centro storico ci sono una serie di piazzette, di vicoletti che diventano proprio un teatro naturale. Sì, diciamo che all'interno poi del festival si crea questa comunità provvisoria fatta sia di gente del luogo, di gente che viene da fuori per assistere ai dibattiti, alle mostre, al programma musicale che è sempre stato ricco e vario. E noi da soli non ce la potevamo fare. Non ce la potevamo fare a far uscire questo festival al di fuori delle mura di Cleto, però è stato bello rivedere di anno in anno gente che è tornata, gente che ha programmato addirittura le ferie per tornare a Cleto in questi giorni, e questo è forse il risultato più bello che questa iniziativa ci ha confermato.
Tra l'altro, quello che volevo anche chiederti è la questione del contaminarsi con culture e anche con situazioni artistiche differenti da quelle che magari ci appartengono, perché comunque il Cleto Festival ha visto, diciamo, intervallarsi nell'arco degli anni personaggi, cantanti, personaggi che hanno fatto teatro, personaggi che hanno dato, diciamo, il loro aspetto e il loro piccolo contributo al Cleto Festival, risultando poi una chiave vincente, quella di mescolarsi con altre culture e altri popoli. Diciamo che il nostro festival non è un'iniziativa monotematica, quindi non è solo musica, non è solo cultura, non è solo gastronomia, non è solo cinema, ma all'interno del Cleto Festival si è potuto dare spazio a tante realtà, quindi è diventato anche un festival, diciamo, delle esperienze, perché all'interno della nostra iniziativa poi sono riuscite a convergere innanzitutto le migliori, come dire, tensioni politiche e civili della Calabria. Io penso a personalità del mondo della politica come Maria Carmela Lanzetta o come il sindaco di Acquaformosa, Giovanni Manoccio, che è stata una delle persone che sin da subito ha sposato l'iniziativa del Cleto Festival, oppure personalità del mondo dell'imprenditoria come Pippo Callipo, come Vincenzo Rinarelli, che è presidente del consorzio del Goel. E questo per quanto riguarda, come dire, la parte dei dibattiti e dei parlamenti. Poi ci sono stati un sacco di artisti, penso a Babba Sissoko, che è stato qua il primo anno e ritornerà il giorno 20 agosto. Poi abbiamo avuto tanta gente che è ritornata, che ha veicolato questo messaggio al meglio. Quindi questa iniziativa, soprattutto in questo anno, ci fa capire che l'intuizione che avevamo avuto 7 anni fa non è stata sbagliata, perché quest'anno, voglio dire, è l'anno dei borghi, quindi è l'anno del turismo rurale. Noi a Cleto non abbiamo attualmente la possibilità di cambiare tutto con il festival, però questo festival innanzitutto ha contribuito a dare alla popolazione un gesto, una speranza, un momento di orgoglio. Perché adesso, voglio dire, Cleto, oltre alla classica storia legata al castello, all'Amazzone, al concetto del nome Pietramala, c'è il festival che ha contribuito ad attrarre anche, come dire, un'economia basata sulla cultura. Un approccio differente al territorio ha fatto sì che in questi anni, voglio dire, in questi giorni del festival, si creasse una comunità di gente che è venuta qui, ha pernottato, ha mangiato, e alcuni sono ritornati successivamente perché non lo so, nei ristoranti che avevano aderito alle iniziative del festival, si sono trovati bene e sono ritornati. Quindi si è innescata una piccola economia. Pensare che questa iniziativa possa risanare come dire, questa situazione economica pesante che c'è a Cleto, purtroppo lo spopolamento è legato pure alla carenza di lavoro e un approccio, come dire, un po' sbagliato al territorio, e basti pensare pure alla situazione delle nostre coste, dove non sempre tutto funziona come dovrebbe. Conosciamo Cleto, almeno da quello che si dice nella zona, per la ricchezza di piante di olivo e soprattutto per la qualità dell'olio. Io so ad esempio che nella zona è conosciutissima la famosa cialetta, che è un pane tipico proprio di Cleto. Come è fatto? Tu sai la storia, essendo di Cleto e quindi cletese. Allora, la cialetta è stato questo pane caratteristico dei nostri territori ed è nient'altro che un piatto povero della cultura gastronomica cletese, che però in qualche modo andava, come dire, disperso, perché questa tradizione in molti casi si era... Non era stata tramandata da madre in figlio, ma al di là del concetto nostro prettamente locale, questo pane, voglio dire, in qualche modo poteva essere un veicolo per trasmettere all'interno dei circuiti, voglio dire, di promozione del turismo, il nostro olio. E soprattutto, voglio dire, al pane di Cleto ci è legato un concetto nobile, che è un concetto quello dell'amicizia, un concetto della fratellanza, dell'ospitalità, e quindi abbiamo deciso di abbinare queste due cose. Quindi la tipicità locale è un concetto di solidarietà e di fratellanza e di amicizia, perché, voglio dire, nella tradizione nostra locale il pane lo si offriva a vicini di casa, a passanti, ed era un gesto
di amicizia, di distensione, di fratellanza con le persone, con i vicini di casa e sia con chi si trovava passando in quel momento. E poi la giornata del pane era una giornata di festa, perché il lavoro del pane consisteva in un lavoro molto duro che andava fatto a monte, quindi voglio dire c'era la raccolta dei cespi, la sistemazione del forno, il pane, questo pane voglio dire che viene fatto solo esclusivamente a mano, quindi anche all'interno c'è una porosità differente, che sono cose che in qualche modo possono essere identitarie e caratterizzare un territorio. E noi da 7 anni a questa parte questo pane lo facciamo giorno 19 agosto. Le donne di Cleto, le nostre mamme, le nostre sorelle, le nostre zie, le nostre comari lo fanno per il Cleto Festival, e questa iniziativa si caratterizza anche per questo messaggio che noi abbiamo voluto lanciare.